Buongiorno e benvenuto in questo viaggio in cui ti porto con me nella lettura del testo Un Corso in Miracoli. Oggi siamo alla lezione numero 63 e prima di iniziare a leggere l'idea del giorno, prendiamo come sempre un momento per tornare a noi, per tornare a questo momento, per essere presenti a ciò che siamo, per essere presenza. Facciamo un profondo respiro, inspirando dal naso ed espirando. Sentiamo cosa sta accadendo al nostro corpo. Sentiamo la tensione, la paura, il fastidio, la fretta, l'ansia. La sentiamo tutta e poi la lasciamo andare. E torniamo qui, torniamo alla nostra pace, alla nostra presenza, a ciò che noi siamo. Ci dedichiamo questo momento senza scuse, totalmente per noi. Ricorda che è un cammino per amarti, è un cammino di allenamento mentale per amarti. E da questa consapevolezza, da questo stato, ascoltiamo l'idea del giorno. Lezione numero 63. La luce del mondo porta la pace ad ogni mente tramite il mio perdono. Come sei santo tu, che hai il potere di portare pace ad ogni mente. Come sei santo tu, che puoi imparare a riconoscere il mezzo per permettere che questo venga fatto tramite tuo. Quale scopo potresti avere che ti porti una felicità maggiore? Con tale funzione tu sei davvero la luce del mondo. Il Figlio di Dio guarda a te per la sua redenzione. È tu affinché tu gliela possa dare in quanto ti appartiene. Non accettare alcuno scopo banale o desiderio senza significato al suo posto, o dimenticherai la tua funzione e lascerai il Figlio di Dio all'inferno. Non è una richiesta vana quella che ti viene fatta. Ti viene chiesto di accettare la salvezza affinché possa essere tua e tu possa donarla. Riconoscendo l'importanza di questa funzione, saremo felici di ricordarla molto spesso oggi. Inizieremo la giornata riconoscendola e termineremo la giornata con il pensiero di essa nella nostra consapevolezza. E durante il giorno ripeteremo il più spesso possibile: la luce del mondo porta pace ad ogni mente tramite il mio perdono. Io sono il mezzo che Dio ha designato per la salvezza del mondo. Se chiudi gli occhi, troverai probabilmente più facile lasciare che ti vengano in mente pensieri collegati durante il minuto o due che dovrai dedicare a considerare ciò. Non attendere tuttavia tale opportunità. Non dovrà essere persa alcuna occasione per rafforzare l'idea di oggi. Ricorda che il Figlio di Dio guarda a te per la sua salvezza. E chi deve essere suo figlio se non il tuo sé? La luce del mondo porta la pace ad ogni mente tramite il mio perdono. Questa lezione riprende due delle prime, tra le prime lezioni, che dicevano: io non sono solo nello sperimentare gli effetti dei miei pensieri, io non sono solo nello sperimentare gli effetti del mio modo di vedere. Ecco, questa è la stessa cosa. Sono tutte collegate le lezioni. Se io sperimento il mio essere luce, che è uno stato di coscienza, è uno stato dell'essere, se io sperimento questo, semplicemente irradio luce. E non irradio luce perché voglio irradiare luce, ma perché questa è la mia funzione. E non importa cosa accade intorno a noi, cosa fanno le persone intorno a noi, come pensano, cosa sentono. Inevitabilmente, come noi vediamo il mondo, intaccherà anche loro. A volte superficialmente, a volte profondamente, a volte consciamente, a volte inconsciamente. Però questo non è compito nostro.
Ricorda che la pace che senti è la pace che trasmetti. L'amore che senti, l'amore che sei, perché non crei l'amore, ma senti l'amore perché lo sei. Questo è quello che trasmetti. Quello che senti dentro di te è quello che irradi fuori. Quindi scegli cosa pensare, quindi scegli cosa percepire, cosa sentire e scegli l'effetto che hai sul mondo. Divertiti, sperimenta come sempre, gioca con questa occasione e godi del sapere che questa è la verità che sei venuto a sperimentare. Trovi il testo della lezione per la pratica nel profilo Instagram Leggendo Miracoli e mi ritrovi qui domani con la lezione numero 64. Buona giornata!